vestì al San Giovanni Bosco. Pasquale non dice una cinque mesi. Lui qua è molto cinque mesi. Al secondo policlinico hanno risposto così. È risultato buonissimo. Ok, al Pasquale mi hanno detto 5 mesi di attesa. Quanto più? Quanto più? Più di 5 mesi per l'operazione. Sì, sì, molto di più. Sì, sì. Stessa cosa che vedo male, stessa cosa tutti gli ospedali in Italia. Per tutti i carcinomi. Le linee guida dicono di non superare i 30 giorni rispetto alla diagnosi cesta. Chi ha la fortuna di avere un amico medico si salva, chi purtroppo è povero e non ha questa fortuna, noi questo dobbiamo evitare che accada. Questa è una delle cose che sta facendo soffrire di più a noi medici campani e a chi come per esempio mi si è occupata anche di terra dei fuochi. Ti ricordo che uno dei tumori più incidenti in terra dei fuochi e carcinoma alla vescica, quindi vedete come si intersecano le cose da alla sanità, tutto si interseca. Quindi si è registrato un aumento di tumori in alcuni settori? Sì, ormai, ma questo ormai da tempo è acclarato. Insomma, mentre al paziente gli è chiesto di aspettare, la malattia corre veloce e a tempi purtroppo ben diversi da quelli della sanità pubblica. Per il momento quindi da Napoli è tutto per Striscia la Notizia, Luca. Oggi impazzano su tutti i media le reazioni alle parole di Roberto Giacchetti durante la direzione del PD, che così si rivolge a Speranza e alla corrente minoritaria del partito. L'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza ha la faccia come il culo. E la faccia come il culo. Guardate come reagisce Renzi. Roberto Speranza ha la faccia come il culo. Si mette le mani nei capelli, non sa cosa fare. Oh, esattamente come quando era premier. Ma Giacchetti va avanti. Oh, ragazzi, la parola culo è tornata in tutto il mondo. Adesso soltanto nell'assemblea del PD che è così affettuosa non si può dire la parola presa. Non la ripeto, chiedo scusa e diciamo che avete una faccia di bronzo, va bene così? Insomma, dopo aver dato delle facce di culo, Roberto si accorda subito dopo per un meno violento facce di bronzo. Diciamo che avete una faccia di bronzo, va bene così? Ma sentite oggi sulla rassegna stampa di Sky come viene riportata la sua invettiva. Ma vediamo uno dei momenti clou, quello in cui Roberto Giacchetti ha insultato Speranza dandogli sostanzialmente della faccia di bronzo. Sentito? Le facce di Q non sono neanche menzionate e si preferisce riferire solo un tiepido facce di bronzo. Faccia di bronzo. Ma guardate la grafica che accompagna questa notizia. Sono state disegnate due linee che somigliano inequivocabilmente a due chiappe, sia attorno alla faccia di Speranza che a quella di Bersani. Capito? Ecco cosa intendeva il giornalista per facce di bronzo. Ma su via, quale scandalo è scandalo? Nei rapporti interni alla sinistra, darsi della faccia da Q è storicamente testimoniato. Guardate dal segretissimo dossier di Trochin le immagini di cui siamo entrati in possesso. Ecco un giovane Giorgio Napolitano che assiste trasalito a questa intemerata di Enrico Berlinguer. Giorgio, sì, proprio tu, Giorgio Napolitano, hai la faccia come il culo. Tutti voi avete la faccia come il culo. Capito? Darsi della faccia da culo per i compagni è una tradizione che viene da lontano. La differenza è che quando parlava Berlinguer i suoi messaggi erano chiari e diretti. Quando parla Giacchetti i suoi messaggi sono da leggere tra le righe. Sì, le righe del culo. Questa è provincia di piedi e chiesto.
c'è un'enorme voragine a Firenze, cosa sarà? Ti racconta tutto Chiara Squaglia. Io mi sono sempre chiesto se è un parente del tenente Scolombo. Non lo so. Perché sapevo che andava le cose a Firenze. Amici di Striscia, oggi sono arrivato a Firenze per parlarvi di un progetto che è già costato centinaia di milioni di euro e di cui ancora non si conosce il destino. Stiamo parlando... Dove molti vedono istruzione e lavoro come punti di euro. Noi vediamo un incontro con più di 3.000 studenti entro il 2017. È in verità. Abbiamo un oggetto per noi. Abbiamo un oggetto per farlo. Circa 1,6 miliardi, tutto finanziato da RFI con soldi provenienti dal pedaggio dell'alta velocità. Ma allora, se la stazione Foster non verrà fatta, che ne sarà di questo buco enorme, ormai già scavato? Per la passione, per manutenzione e per altre funzioni, la funzione di stazione discende Martorella a Santa Maria Novella, dove c'è l'interscambio che arriva. Tutti i clienti gradiscono, l'impresa, la concorrenza. Ma perché era stata prevista la Foster? Se Santa Maria Novella dice che è la stazione ideale anche per l'alta velocità. Ci sono, prima di tutto c'erano un modello comunque leggermente diverso, soprattutto c'erano delle novità importanti. In primis, le ultime recentissime sviluppi della tecnologia, noi siamo oggi in grado di fare con gli stessi binari molti più treni. Comune e regione stanno lavorando, appena ci daranno, chiederanno ulteriori notizie, si deciderà, ovviamente collaboreremo per trovare la migliore soluzione. Noi torneremo sicuramente a parlarne, quindi solo per ora. Da Firenze è tutto, per Striscia la Notizia, che è la Squaglia, che sarà Squaglia. Romurente, è facile, aiuto. Sembra un paese. Provincia di Verce. Ma sembra un po' provincia di Vercellano, provincia di Vercellano.
Cuneo, Cuneo, però non era lontano. Stiamo vicinando. E mangerei la conaglia. Robure, Robure, Robure. In provincia di Cuneo, Cuneo, con l'accento sulla P. Allora adesso, cari amici, preparate le mascelle, perché qui c'è da ridere con il pasticcino, il filmato scelto da voi sul web. Stia attento. Non ma lo so. Questo signore si congela tutto, è congelatore. Originalissimo vento di trasporto. Che comfort. E c'ha pure i buoni servizi. Allora certamente piace essere di parola. Alla fidanzata ha detto: mi faccio un bagnetto veloce e arrivo. E difatti, comunque con questo mezzo si incrementa l'uso di energia pulita. Oh, è in una vasca da bagno, più pulita di così. Castilago di Tardo! Conosco, tanti paesini, conosco. Sono tanti quei tardi lì. È vero, è vero. Allora amici, continuano gli strani accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, che a volte sembra avere anche molta fretta. Se ne parla trombetta. Ne ho fatto la riunione. Fredda, trombetta. Amici di Striscia, sono il vostro Riccardo Trombetta. Eh sì, anche oggi siamo tornati qui davanti alla nuova sede dell'Agenzia delle Entrate, perché non hanno ancora risposto alla domanda che voi tanti ci avete chiesto di fare loro, ovvero: a quando l'accertamento sulla vostra nuova sede? Eh sì, ricordiamo che questa palazzina è stata protagonista di un'operazione commerciale alquanto discutibile, comprata a 21 milioni di euro, rivenduta e ristrutturata a 13 milioni, ma così ne varrebbe almeno 35. Ecco, davanti a questa situazione l'agenzia ha detto che è ancora troppo presto per intervenire e mandare un bel accertamento ai loro proprietari di casa. Ecco, però i nostri tanti contribuenti che ci scrivono ci dicono che a loro l'accertamento è bello che è arrivato, pure velocemente, ma soprattutto su differenze molto più basse. Ma cos'è successo con l'Agenzia delle Entrate? Allora, io il 6 aprile del 2016 acquisto questo locale commerciale, categoria C1, di metri quadri 62, alla cifra di 14.000 euro. Il 28 novembre del 2016 mi arriva la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dicendo che questo locale vale 46.500 euro. Quindi un bel po' di più, ma soprattutto accertamento in tempo record, 7 mesi ed è arrivata la notifica dell'Agenzia delle Entrate. Qual è la cifra che le chiedono di pagare di differenza sulle poste di registro? Loro mi chiedono 2.505 euro. Ah, anche questa è una bella cifra. Parecchio. Ecco, mi chiedo, ma qui i signori dell'Agenzia delle Entrate sono venuti a fare un sopralluogo per vedere effettivamente se questo locale commerciale valesse 46.000 euro, oppure le hanno dato la possibilità di ricorrere a un contraddittorio preventivo e quindi mettere insieme tutta la documentazione per dimostrare effettivamente che questo locale commerciale vale 14.000 euro e non 46.000? No, non ho visto nessuno. Non ho sentito nessuno. Ecco, quindi possiamo dire che anche qui la famosa circolare si è persa per strada. Ecco, ma per arrivare a questa cifra di 46.000 euro e passa, l'Agenzia delle Entrate a cosa mai avrà paragonato questo locale commerciale? Allora, loro hanno preso in considerazione altri due locali commerciali in zona, uno più grande e uno più piccolo. E la cosa strana è che non hanno inserito nemmeno il numero civico, pertanto io non ho potuto nemmeno controllare e verificare se appunto questi altri due potessero essere, diciamo, nella media del mio. Anche perché, diciamo, che come si può vedere, questo locale commerciale ha bisogno comunque di qualche ritocchino, quindi sicuramente qualche soldo sopra ci dovrà spendere. Questo locale, come si può vedere, ha bisogno di tanti ritocchini. Innanzitutto mancano gli infissi, mancano i divisori, mancano gli impianti, sia idrico che elettrico, pertanto giudicate voi. Quindi ha fatto un preventivo, quanti altri soldi ci dovrà investire qui sopra? Almeno una ventina di mila euro. Questa sì che è efficienza. L'Agenzia delle Entrate non sta mai con le mani in mano. Pochi mesi e le mani te le infila nelle tasche. E sai cosa ne dico a questo punto? Cosa mi dici, signoressa? Io accetterei di far entrare e se non lo ci Siccome lì a Striscia non te la comprano,